Eccoci. Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Buon mercoledì 27 marzo. Benvenuti in una nuova live ASMR. Io sono Luca, ma questo lo sapete. E se non siete ancora iscritti, non dimenticate di iscrivervi al canale e se vi va di seguirmi anche sulle varie piattaforme social su cui sono presente. Mi trovate su Twitch, su TikTok, Instagram, mi trovate anche sulle piattaforme di musica in streaming dove ogni venerdì esce un nuovo audio estratto dai miei video o dalle live. Ciao a tutti, come state? Spero bene. Abbiamo avuto questo piccolo impasse iniziale in cui non si sentiva l'audio. Perché d'altronde, raga, se non funziona qualcosa puntualmente, noi non siamo contenti. Ora si sente però. Sì, ok, no, perché ho cambiato scena, mi è venuto il dubbio. E vabbè, ragazzi, insomma, il bello della diretta è sempre quello lì. È sempre quello lì. Così. Aspetta che devo dare un colpetto di tosse. Ok, eccoci qui. Ciao Andrea, come va? Come va? Ciao Asia Maria, ciao Daniela, ciao Nico. Ciao Thomas, ciao Giusy, ciao Lisa, ciao Consuelo, come state? Quello che avete sentito, raga, era il mio pollice. E tra le altre cose devo dire, sono contento che abbia scricchiato perché è un paio di giorni, sono un paio di giorni che il mio pollice mi dava un po' di noia. Non so se vi è mai capitato. E sentivo che aveva, è un po' storto rispetto all'altro ora, e devo dire. Mi dà l'idea di qual è quello che ha scricchiato secondo voi? Lui o lui? Ora io non so quello che voi vedete a destra, quindi non lo so. Comunque è lui quello che ha scricchiato. E adesso devo dire che. Ehi, si è sistemato. Si è sistemato, quindi molto bene, molto bene. Ciao Stefania, come stai? Tutto bene? Luca, come reggi le sorprese? Oddio. Devo dire che è raro che riescano a sorprendermi perché in genere riesco a subodorare un pochino il. E quindi insomma, anche se faccio finta di. Oh my god! In genere, anche se comunque non sono un grande amante, diciamo, dell'essere sorpreso. Infatti, tipo per i 18 anni avevo detto guai a voi se ho provato a organizzarmi una festa sorpresa perché. No! No, non me lo fate. E non lo so, raga. Preferisco avere le cose in controllo. Essendo una persona abbastanza ansiosa, le sorprese non mi fanno impazzire. Preferisco poter essere, insomma, come vogliamo dire, controllore di quello che capita, ecco. E quindi non saprei risponderti di preciso, Nico, a questa domanda. Ah, ciao Michele, ciao Arthur, povero pollice, sì, è così. Tutto bene Mattia, tu come stai? Ciao Ali. Tono molto con il dito, devo dire. No, ma sapete qual è il problema secondo me? È che c'è un gioco sul telefono che mi sta prendendo tantissimo. Non sto a fare pubblicità perché visto che non mi pagano, non vedo perché devo pubblicizzarli. Però in pratica ci sono dei cubettini e tu devi lanciare questa serie di palline che vanno a fare ti, vanno a rimbalzare, devi riuscire a togliere tutto da fare. E più vai avanti, più i livelli sono complicati, più i livelli sono difficili, ok? E io mi sono preso malissimo, cioè gioco a questo gioco penso ormai da un annetto e mezzo, un pochino tutti i giorni, e c'è un livello, ragazzi, quello che sto facendo adesso. Ora vi dirò anche il numero del livello così capite quanto io sia infognato con questo giochino. Aspettate, vediamo un po' quanti livelli ho fatto. Non lo so, adesso magari scopriamo che sono a livello 33, però. Dove lo vedo il livello? Livello 464. Datevi una risposta alla domanda che nessuno ha fatto. E c'è questo livello appunto che mi sta facendo veramente delle difficoltà per superarlo. E io gioco con il pollice, raga, tendenzialmente per spostare questo. Perché poi
poi voi controllate la pallina, non la direzione. E infatti ultimamente sto cercando di giocare con l'indice, perché col pollice raga credo di aver sforzato un pochino troppo. Insomma, la furberia come sempre. E quindi sì ragazzi, è così. Giusy ci scrive: ti volevo far super complimenti per il video su Heartstopper. Ma grazie Giusy, mi ha fatto compagnia per dormire ieri, super bello. Anche la serie è bellina. Sono contento che ti sia piaciuto. E sì, devo dire, la serie, raga, tra le altre cose, settimana scorsa, weekend scorso, non mi ricordo quando ho finito, quando l'ho iniziato, comunque ho finalmente avuto il coraggio, preso il coraggio a quattro mani di leggere il volume 5 di Heartstopper, che insomma, sapete, mi è stato regalato per Natale. E raga, io non avevo veramente il coraggio di leggerlo, perché insomma, la terza stagione della serie esce solo a ottobre, non si sa quando uscirà il capitolo finale dei volumi illustrati, e quindi ero un po' tipo, mio Dio, non so se riesco a reggere, non so se ce la faccio. E quindi ho sempre posticipato, insomma, non è stato il primo libro che ho letto a Natale, anche se tendenzialmente nella mia testa volevo leggerlo tantissimo, ho letto una marea di libri nel mezzo, sono arrivato al punto, raga, che non avevo più libri da leggere, ho detto: ok Luca, è il momento, e l'ho letto, molto carino, quello che ho trovato, non so se magari qualcuno di voi anche ha letto i volumi, quindi magari può darmi un'idea. Raga, ma solo io mi vedo non a fuoco? Perché mette a fuoco le mie mani se sto così? Ma seriamente, fotocamera? Boh, mi metto a fuoco il naso, raga, aspettate. Ok, dovremmo essere sempre a fuoco, il mio naso dovrebbe essere a fuoco, ok. Se qualcuno ha letto i volumi, ditemi anche voi la vostra. Allora, io ho notato, tipo, nei primi volumi, soprattutto nei primi due barra tre, ma il terzo già un po' meno, succedono tante cose, no? C'è veramente un ampio lasso di tempo, insomma, in qualche modo li trovo molto ricchi, no? Come se l'autrice avesse tante cose da raccontarci, tante cose da farci vedere che succedono. Piacevoli, chiaramente. Cioè, piacevoli non le cose, ma quello che, insomma, la storia piacevole. Ho notato negli ultimi due volumi, invece, e questo l'ho notato anche nelle novelle, in This Winter e Nick e Charlie, veramente, cioè, poca roba allungata su una marea di pagine, cioè nel senso come se volesse andare a sviscerare i pensieri di mezza giornata su un volume, non lo so, cioè bello. Poi anche qui nel quinto volume non è che sta mezzo pomeriggio la storia, però non lo so raga, l'ho trovata un po' buttata via, posso dire, trovata un po' buttata via, e quindi non lo so, ho avuto questa sensazione qui. Voi cosa ne pensate? Cosa ne pensate? Se lo avete letto, ecco, non ho idea. Ciao Giulia, come va? Ciao Lara, tutto bene. Prenota molto presto, perché Nick? Non è che sono proprio dei messaggi simpaticissimi da scrivere, se posso permettermi. Se non hai più libri da leggere, passa alle fanfiction. No, perché metti che trovo delle fanfiction che mi piacciono più dei libri originali. È un problemazzo. Ciao Fedrix. Quando è che fai un altro video come quello del bibliotecario? Bibliotecario, ho detto. Appena arriverà alle 25.000 visualizzazioni, vi tocca guardarlo, ragazzi. Io ci passo del tempo, se voi non mi guardate i video, mannaggia. Mi sono perso qualcosa in questi 6-7 mesi. Ciao Michele, siamo arrivati a 50.000 iscritti, tra le altre cose questa sera siamo già a 50.504. se vi iscrivete vedrete questo numero salire in diretta, quindi why not. Ciao Franci, e cos'altro? Non saprei. Non è successo molto altro nella mia vita, oltre a questo bel raggiungimento, ecco. Ciao Azzurra, tutto bene, tu come stai? No, secondo me bibliotecario, cioè perfetto, avrei dovuto veramente chiamare il video bibliotecario,
antipatico, solo che poi giustamente se qualcuno cerca un roleplay bibliotecario antipatico si becca a bibliotecarlo, Google dice è un'altra roba, non funziona, non funziona. Non ti ricordi più della promessa che ti avevo fatto? Raga, io vi voglio bene, però ho una vita al di fuori da YouTube e ho una mente che a volte non mi ricordo cosa ho fatto oggi per ieri. Ieri per oggi, non oggi per ieri, che sto a dì, non lo so. È già tanto se oggi mi ricordo il mio nome, Nico. Ciao Rosario, ciao Mario. Raga, dovete darmi dei dettagli, scusatemi, però se iniziamo a fare il gioco, ti ricordi cosa ti ho detto un anno fa? Ti ricordi chi sono e magari nel mentre avete cambiato nick? Andiamo poco lontano. Andiamo poco lontano. Non per altro, ma perché cioè, fate finta di avere che io abbia qui, più che voi abbiate, che io abbia qui una. Ma questa sera sono scoordinato, ragazzi, non capisco. Continuo a dare botte ovunque. Fate finta che io abbia qui una memoria del computer appena resettata, formattata di fresco sostanzialmente. Beh, però che si formatta in loop continuo, cioè dura tipo 5 minuti, raga. È una roba folle. E soprattutto ho notato, raga, in quest'ultimo periodo non ho soglia dell'attenzione, cioè proprio bassa, 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 bassa. È inquietante. Non lo so, spero che sia tipo la primavera. Facciamo finta che sia la primavera, perché altrimenti. Se inizio così, ho un principio di smemoranda. No, smemoranda è una marca. Cioè, esistono ancora le smemoranda, raga. Comunque, vabbè, avete capito, questa sera sono un po' sfasato. Oggi sono stanco, raga. Sono stanco. E vabbè, Ampolliamo come sempre, raga. Iniziamo la nostra live con un po' di ampolline. Sapete che le ampolline sono molto gradite. Li apprezzo un sacco, mi piacciono proprio tanto, 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 tanto. I miei gatti hanno lo stesso tipo di memoria, giuro. Quindi mi sto trasformando in gatto. Mi vuoi dire questo? A me andrebbe bene. A me andrebbe bene. Assolutamente bene, devo dire. Non avrei particolari noie a fare il gatto. Mi cerco una scatola. Mi cerco una scatola. Mi ci butto dentro. Mi arrotolo, mi acciambello dentro, mi metto lì a dormire. Ogni tanto vado alla ricerca di un topolino con cui giocare, con cui giocare. In questa live nessun topo è stato maltrattato, naturalmente. Mi piacerebbe molto fare il gatto. Un bel gatto viziato, bello panciuto, di quelli che quando camminano tutta la ciccetta che traballa da una parte all'altra. Quindi non stanno neanche nelle scatole, hanno bisogno di un container per stare nella loro comodità sostanzialmente, ecco. E quindi così. Hai mai pensato di leggere i libri ergodici? Ah, bisognerebbe sapere cosa sono però, per saperli leggere. Per pensare, anzi, di leggerli. Non ho idea di cosa siano. Può essere un typo, magari. Magari tipo libri. Magari c'è una G di troppo e la D è una T. Potrebbe essere Giulia. Potrebbe essere. Assolutamente sì, Michele, c'è ancora il libro delle domande. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Come scendevi la scalinata? Raga, io vi giuro, oggi sono particolarmente stanco, ma non vi sto capendo. Vi giuro, che scalinata, Nico. Mi sono perso. Mi sto perdendo, raga. Mi sto perdendo, raga. Questa sera fate finta di fare ASMR con ChatGPT. Vi risponde, ma non sa di cosa parlate. Sostanzialmente. Mamma mia, oggi sono stanco. Oggi sono stanco, è stata una giornata impegnativa. Però devo dire. Quest'oggi avrò anche una grande soddisfazione quando finirà la giornata, perché oggi tra le varie cose ho comprato finalmente il materasso nuovo per il letto, perché era sfondato, era veramente sfondato, avevo sempre mal di schiena ultimamente. Non vedo l'ora di mettermici sopra e farmi una tronfata, una ronfata. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, raga. Ah, allora
avevo capito bene. Avevo capito bene, giusto? Giusto? Mi sa di sì. Quella di quando hai preso la storta. E in che senso, com'era la scalinata? Era una scalinata? Era una scalinata di pietra, era una scalinata di pietra grigia. Era una scalinata di pietra grigia all'aperto. Era la scalinata di una pietra grigia all'aperto della metro. Era una scalinata di pietra grigia all'aperto della metro di Torino. Non lo so, qua, dimmi che dettaglio vuoi di questa scalinata. Non so dirti quanti gradini avesse, probabilmente 17 come ogni piano delle scalinate. Però non so dirti con certezza. Non li ho contati, non li ho contati. La promessa dei 500 euro l'uomo, mantengo sempre le mie promesse. Non ho capito, Nico. Non mi dona 500 euro, Nicolas. Nicolas. Non. Uai, uai, guarda che. Uai. Fermo lì. No, io onestamente non me lo ricordo, Nico. Che promessa mi hai fatto di 500 euro, Nico? Devo darteli io a te, probabilmente. Non mi ricordo, Nico. E dire che quando si parla di soldi tendenzialmente mi ricordo le cose, perché, raga, io non so voi, ma mi sono reso conto che più vado avanti con l'età, tra le altre cose, non è che divento venale, ma se ti presto un euro, quell'euro mi rimane lì. Fin quando tu non me lo dai, allora o ti offro qualcosa e dico guarda, tieniti st'euro, regalo io, offro io, ma se ti dico tieni questi, ti anticipo questi 50 centesimi, tieni, ma sai che a me poi rimane lì, poi non ti vengo a chiedere i 50 centesimi perché mi sento, però mi rimangono lì, mi rimangono lì, ma proprio tanto. E qui non lo so, è capitato solo a me, ragazzi. Non, cioè, ditemi, Andrea, dimmi che anche tu, visto che ormai sei vecchio come me, Andrea, questa sera sarò cattivo con te. Dopo ieri sera, oggi te lo meriti, oggi te lo meriti, Andrea. Anche a te succede questa cosa? Spero di sì, perché sennò, mamma mia. Ciao Gabriele, come va? Come va? Come va? Simula il modo di come la scendevi con la mano, mi piaceva. Ah, tipo così. Questo ero io che ho mancato il gradino. In realtà non è che ho mancato il gradino, raga. Per chi si fosse perso la storiella, stavo andando al master. Parliamo di ormai circa. Beh, era 9 anni fa, senza il circa. Andavo al master con la metro, prendevo la metro e andavo al master. Cosa succede? Scendevo i gradini. E nella metro di Torino, raga, quando scendete la scalinata, a un certo punto ci sono dei pianerottoli. Dipende la stazione, magari più profonda la stazione, alcune sono più alte. Comunque, quella dove andavo io mi pare avesse due pianerottoli per arrivare sotto. Mentre scendevo, una mia compagna del master con cui facevo gruppo mi scrive, io prendo il telefono, ero convinto di avere ancora un gradino, invece c'era il pianerottolo. Piantato giù proprio il piede secco, raga, mi sono fatto male alla caviglia in una maniera che non avete idea. Sono stato con la caviglia mezza fasciata, con tutti gli antidolorifici, antirobe, antinfiammatori più che antidolorifici per tipo 3-4 mesi buoni. Tremendo, raga, tremendo. Cioè, veramente penso di essermela sfasciata sta caviglia. Proprio, avete presente quando vai giù pesante? Awful as fuck. Secondo me se arrivavi a 50.000 lui ti donava 500 euro. Peggio degli usurai. Beh, allora aspetta che arrivo a 100.000. 100.000 euro. In una vecchia live ti avevo promesso una donazione di 500 euro. No, sai, allora no, Nico, ti dico la verità, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, probabilmente l'ho presa come una boutade. E spero per te che, cioè, nel senso, spero che sia una boutade. Spero che sia una boutade. Sì, una butata, è una butata, è una butata. Buonanotte Michele, buonanotte, buonanotte. Ciao Giulia, ciao Sergio, ciao Cyprian. E Cyprian oppure Ciprian? Ho l'impressione potrebbe essere Cyprian.
parlo così, io ti chiamo Cyprian, se poi hai sbagliato tu correggimi senza problemi, senza problemi. Parlo così perché sei finito su una live ASMR e tu mi dirai: e che cos'è una live ASMR? Perché parli così basso? Una live ASMR, ma in generale i video, i contenuti ASMR sono dei contenuti che hanno come scopo quello di aiutare in qualche modo a rilassare. Spoiler, nota di redazione, nota margine. Qualcuno potrebbe anche risultarne infastidito in realtà, quindi Cyprian, se nel caso ti infastidisce o se c'è qualcuno durante la live che si sente infastidito, tra virgolette, tranquilli, non siete anormali, può succedere, l'ASMR non fa questo effetto a tutti, cioè l'effetto rilassante, ecco, qualcuno è infastidito e ci sta, e ci sta. E cosa stavo dicendo? Ah sì, appunto, ha come scopo quello di rilassare un pochino, di provare a rilassare, ecco, con una parlata a bassa voce, infatti sto bisbigliando, qualcuno mi chiede: Luca, ma hai mal di gola? Sei senza voce? Posso parlare anche a voce piena, ma non sarebbe molto rilassante, molto ASMR, quindi questo si chiama whispering, tradotto letteralmente bisbiglio, stiamo bisbigliando. Soft spoken, che però a me non piace molto fare perché non li trovo particolarmente rilassanti, nonostante a qualcuno piacciono. Lecito, io non mi rilasso troppo col soft spoken, non con il mio perlomeno. E si fanno anche a volte dei trigger, cioè a volte tendenzialmente bisognerebbe farne tanti, ma io ne faccio pochi perché preferisco chiacchierare. Per esempio, abbiamo dei fantastici gelatini. Lo vuoi un gelatino? Abbiamo gusto puffo e gusto buonissimi, buonissimi, buonissimi. Insomma, con questi suoni, con degli stimoli a volte anche visivi, per esempio, potrei anche... aspetta, che io arrivo, aspetta, che arrivo. Ecco, tipo potrei dirti di provare a seguire la luce. Segui la luce. Rilassarti. Qualcuno si addormenta, qualcuno prova dei brividini sulla nuca, insomma è tutto molto soggettivo, però ecco, questo è il motivo per cui parlo così, a bassa voce. È sbagliato come l'hai pronunciato in quell'altro modo, quindi Ciprian, giusto? Ciprian, corretto? Spero di sì, spero di... Se ancora non è corretto, correggimi. Guarda, mandami un vocale, ti do il mio WhatsApp, mi mandi un vocale e mi dici come si corregge. Ok, è giusto, perfetto. E quindi parlo così per questo motivo. Naturalmente questo vale, ce lo dico a te perché adesso mi hai fatto questa domanda, ma vale per tutti. Può piacere come può anche non piacere, naturalmente, ma io faccio sempre un invito. Nel caso in cui finiste in questa live o sul mio contenuto ASMR, così, per puro caso, senza avere idea di cosa sto facendo, no? E dire: ah, questo è l'ASMR, che schifo, ok, perché non avete magari mai avuto altri contatti con l'ASMR. Ecco, prima di chiudere le porte proprio così sbarrate a priori col mondo dell'ASMR, fate dei tentativi anche con altri contenuti ASMR, perché ogni persona che fa ASMR lo fa in modo molto, molto personale, no? Insomma, magari anche banalmente il modo di parlare, magari qualcuno apprezza come parlo io, come la velocità, la mia tipologia di voce, il mio timbro vocale, qualcuno magari no e potrebbe apprezzare il modo di parlare, di fare ASMR letteralmente di qualcun altro. Quindi nel caso fate sempre qualche tentativo anche altrove, ok? Insomma, ci intratteniamo. A me piace pensare di fare un intrattenimento rilassante.
Quindi magari che ne so, siete anche tranquillamente prossimi ad andare a dormire, magari vi state facendo la skincare serale o siete già in pigiama sotto le coperte, ma non avete ancora voglia di dormire, ci facciamo due chiacchiere tutti assieme. Secondo me è una cosa carina. Boh, a me piace, ecco, poi spero che possa piacere naturalmente anche agli altri. Anche agli altri. Ciao Napoli, tu hai preso delle uova di Pasqua, se sì, quali? Raga, ormai sono vecchiotto, sono vecchiotto. Ho preso uno di Pasqua per mia nipote, ma non vi dirò quale, non vi dirò qua, perché magari mia nipote teoricamente non dovrebbe ancora avere l'accesso a YouTube, quindi non credo che mia nipote possa vedere questo video, ma non voglio fare spoiler. Samantha, non ho preso niente uova. È così. Lu, perdonami, ci faresti un po' di speed painting? È da un po' che non lo fai. Allora facciamo così, visto che siamo in 258, dai, se arriviamo, cioè non se arriviamo perché so che ci arriviamo, bisogna manifestare, manifestare. Quando arriviamo a 50 mi piace, quindi 50 spollicciate, ok? Mi pulisco un po' lo schermo, anche perché con tutto questo gelato che vi ho fatto vedere, che abbiamo usato, devo dire, lo schermo è un po' sporco. Merita di essere ripulito. Merita di essere ripulito. Quindi sì. Asia Maria mi chiede perché fare live così tardi. Beh, per due motivi, direi. Poi magari me ne escono di più mentre li dico. Questa sera, raga, sono veramente, vado in retromarcia, altro che. Allora, il primo motivo è che, essendo appunto delle live o comunque dei contenuti, diciamo, che hanno come obiettivo quello di rilassarci, ecco, e magari appunto aiutarvi ad addormentarvi, fatta alle 2 del pomeriggio, diciamo che sì, per carità, magari qualcuno si fa la pennica dopo pranzo, uscito da scuola, però tendenzialmente secondo me ha più senso fatta la sera. E potresti dirmi, ok, la puoi fare la sera, però potresti farla anche tipo, che ne so, alle 9, alle 10, non a mezzanotte meno 5, lecito. Il problema è che vivo comunque, praticamente, cioè la mia casa è su una strada statale, quindi c'è sempre molto traffico e si sentono molto le macchine, quindi fatta presto, sarebbe abbastanza rumorosa, ma. Io ve la butto lì, ve la butto lì. Non vi ho detto niente. Ma. Capiamoci. Capiamoci. Va bene? Capiamoci. Capiamoci. Ci siamo capiti. Ci siamo capiti. Raga, dai, manca una spollicciata e vi pulisco un po' lo schermo perché guarda un po' con tutti questi. Con tutti questi gelatini, ah sì, siamo arrivati alle 50 spollicciate, molto bene, quindi è il caso di andare a pulire un po' lo schermo. A 100 spollicciate, raga, facciamo un po' di nodiball. Allora, siccome non sapete mangiare il gelato senza fare pastrocchi, ecco, ora vi vado a pulire un po' lo schermo perché sapete che io ci tengo a fare una live dove, aspettate che mio nasone non è più a fuoco, ok, dove lo schermo sia molto 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 pulito, perché bisogna veramente pulire. Abbiamo questo specifico detergente che ci aiuta a pulire per bene lo schermo. E adesso vedi, Cipian, perché non so se hai notato, però è un po' sporco. Adesso io vado a passare questo detergente così. Evaporare o comunque uscire, noi non vogliamo che capiti questa
questa situazione non lo vogliamo mica. Ok, abbiamo chiuso, ci abbiamo messo un po', ma ce l'abbiamo fatta. Andiamo a pulire lo schermo, siete pronti? Allora, mi raccomando, per fare questa operazione, che è estremamente delicata e anche un pochino rischiosa, dovete tenere un po' di distanza dallo schermo, perché non vorrei mettervi dita negli occhi, ok? Ok. Aspettate, aspettate, ora dobbiamo andare a usare un pochino questa spugnetta, un pochino questa spugnetta, perché c'è un po' di incrostazione del gelato, quindi... Attenzione, perché Dario ci dice, ma che schifo. Dario, scusami, hai ragione, l'igiene prima di tutto. Sono un po' sbatato, scusami, scusami, hai ragione. Effettivamente, effettivamente, l'igiene... Ecco, questo è uno dei motivi per cui non faccio le live molto presto, raga. È appena passato un camion, per dirvi. Ecco, allora, visto che l'igiene, prima di tutto... Metto un guanto. Il problema di questo guanto, raga, è che si è un po' ristretto. Si è un po' ristretto perché... Voi non lo sapete, ma questo detergente specifico per la pulizia dello schermo in modalità ASMR, qualcuno mi chiedeva come si chiama detergente ASMR, lo trovate sul mio shop che si chiama Luca ASMR Shop Detergente per lo schermo.com, costa appena 5.500 euro, cioè veramente un affarone, io ne comprerei almeno 10 bottigliette subito, ok? Questo detergente ha la... capacità, ha la capacità di pulire molto bene, ma va anche a restringere purtroppo le cose. Infatti, se doveste vedere il vostro schermo rimpicciolirsi, tranquilli, è normale, perché è questione del detergente, è il detergente, quindi anche il guanto che ogni tanto insomma ho usato con il detergente purtroppo si è un po' ristretto, però giustamente Dario ci diceva che schifo, effettivamente è poco igienico leccarsi le dita e poi passarle sullo schermo. Allora noi ci lecchiamo le dita ma con il guanto, così è più igienico, giusto? È assolutamente più igienico. Abbiamo anche un trigger di bottiglie rotte fuori, non so se lo state notando. Qui dentro, in modo tale che rimangono molto pulite,
molto igienizzate, così che anche chi è un po' schifettoso non ha problemi, non ha problemi. Allora, vedo che qualcuno la vuole azzurra, qualcuno la vuole arancione, allora facciamo così. Non c'è problema, non c'è problema. Le usiamo entrambe. Mi sembra una scelta saggia, no? Mi sembra proprio una scelta saggia. Un po' di questa, un po' di questa. E via. Si usa molto semplice, viene impugnato in questo modo qui, quindi non così, raga, perché se lo usate così purtroppo non funziona, cioè no, no, ok, deve essere usato così. Queste sono, attenzione, perché vi sto dando delle dritte, veramente delle informazioni molto molto elevate, quindi mi rendo conto, magari volete prendere appunti, potrebbe essere una buona idea, potrebbe essere una buona idea prendere appunti, ok? Quindi mi raccomando, le setole verso il basso, rivolte verso la superficie che volete andare a pulire. Quindi in questo caso, tipo così, mai così, mai così, perché non spennella, ok? Successivamente dovete fare un movimento di questo tipo, capito? Non troppo veloce, troppo rapido, ma così. Direi che ora lo schermo è proprio pulito e siccome l'abbiamo pulito così bene, io mi ricompenserei con un sorso d'acqua. Pennelli pulizia schermo di lucasmr.com.com, c'è anche un punto
it, ma attenzione, quello non è mio, è fake, è fake. Il mio è .com, perché siamo internazionali, quindi sapete, grande pubblico, grande pubblico. Ho trovato un'ampia quantità di pennelli dal prezzo veramente una roba ridicola, ridicola. Cioè, per dirvi, allora, ci sono molte, molte persone che venderebbero questo pennello, per dire, a 1000 euro, no? E noi abbiamo detto, no, 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 non possiamo vendere questo pennello a 1000 euro, perché ogni singola setola di questo pennello è stata raccolta a mano nei boschi frequentati dai cinghiali. Sono tutte setole di cinghiali, setole cascate naturalmente dal pelo del cinghiale in modo assolutamente naturale, raccolte uno a uno, e quindi costano 1000 euro a setola. Ora immaginate quante setole possono esserci. Lo so che a voi sembreranno sintetiche, sembreranno plasticose, eppure no, eppure no. Questo, raga, è puro pelo finissimo di cinghiale, sì sì sì, assolutamente sì, per dargli quella piacevolezza durante la pulizia. Sentite proprio questa croccantezza cinghialosa, non so se lo sentite, proprio cinghialosa, da proprio questo, se chiudete gli occhi riuscite anche a percepire proprio la natura in cui si muove il cinghiale che corre tra gli alberi, un po' di corsa, ecco. Quindi 1000 euro a setola, perché insomma, ragazzi, raccogliere tutte queste setole a mano, comunque poi cercando anche di schivare i cinghiali che nel frattempo ti caricano, è un po' complicato. Quindi sì, diciamo che ci saranno all'incirca, diciamo, 900 setole, fatevi voi i vostri calcoli, 900 setole, 1000 euro a setola, secondo me assolutamente abbordabile, cioè non penso che si possa trovare una qualità del genere a prezzo inferiore. Non penso, non penso. Vive in un paesino di montagna, i cinghiali li sento anche fuori. Lady Ardesia, allora ti assumo, ti assumo. Se vuoi possiamo fare una partnership, assolutamente sì. Io ti do un contributo per ogni setola di cinghiale che mi porti. Ovviamente devi sapere che la nostra attività di fabbricazione pennelli valuta attentamente, insomma, dà molta importanza al benessere dei nostri dipendenti. Quindi, come sai, noi vendiamo le singole setole a 1000 euro, no? Quindi mi sembra giusto darti una buona ricompensa, ecco, per le setole che puoi procurarci. E quindi guarda, se per te va bene, io mi sentirei, guarda, proprio generoso, mi sento generoso, ti offrirei ben, guarda, stavo per fare un prezzone, però voglio fare di più, ti offro ben 10 centesimi a setola. Secondo me è un affare, cioè io vado a ridurre il mio guadagno, cioè su 1000 euro lo riduco di 10 centesimi per te, Ardesia, cioè un affarone, io ci farei un pensiero, Ardesia, io ci farei un pensiero, perché mi sembra proprio l'ideale, mi sembra l'ideale. Ciao Elena, come va? Buonanotte Dani, buonanotte. Comunque niente, YouTube in piccolo, nelle altre app è durato poco, ora sento l'audio ma non vedo il video, hanno tolto il picture in picture, l'hanno scoperto. Ciao Simone, andiamo a depilare i cinghiali. Mi sto immaginando, raga, i cinghiali sul lettino dell'estetista con i cetrioli tagliati sugli occhi, che si fanno fare un po' di manicure, poi trac, e li immagino che cinghialeggiano. Ciao la rossa. No, l'acqua è andata veramente sold out. È andata proprio sold out. Ciao Jacopo, abbiamo cominciato 45 minuti fa. Ciao Elena, ciao Ludovica. Se vuoi ti do pelo di volpi, visto che le trovo sempre di notte. Cinzia, possiamo metterci in contatto anche con te, assolutamente. Potremmo creare un nuovo prodotto dedicato, assolutamente. Sì, assolutamente sì. Ciao Stefano, come stai?
Esatto, Giga, si rifiutano di quei giovani di oggi. Non vogliono più fare niente, non vogliono più fare niente. Neanche gli avessi detto di andare a cacciare i cinghiali, a cercarli fisicamente, ma basta che li raccolgano, basta che seguano le tracce, non è che devono rincorrerli, salirli in groppa e strapparglieli. Noi siamo contro la violenza sui cinghiali, assolutamente, assolutamente. Ciao Aurora, come stai? Se depili i cinghiali, poi dopo sembrano dei maiali giganti. Beh, bellissimi, bellissimi. Sei simpaticissimo, parlando così fa rilassare. Grazie, Linda. Grazie, Linda. Grazie, grazie, grazie. Qual è il tuo strumento preferito per fare ASMR? Guarda, in realtà ti risponderei la mia fantastica voce. Assolutamente. No, in realtà mi piace un sacco parlare, raga. Cioè, se fosse per me, ve lo dico in tutta onestà, fosse per me, dipendesse solo da me, passerei il tempo a cioccolare senza neanche fare suoni o cose. Proprio chiacchiererei. Chiacchiererei a manetta. Visto che però non posso farlo perché siete molto esigenti, siete dei clienti estremamente esigenti. Dipende molto dal periodo. Tipo, a volte mi piace di più fare il tapping, a volte mi piace usare le ampolle. Tipo, adesso mi sto trovando abbastanza bene a fare questo brushing col pennello cinghialoso. Quindi, via. Quindi, sì, varia un po', varia un po', varia un po'. Varia un po', varia un po'. Ciao Andrea, ciao Viva gli Animali. Come vedete, siamo anche sponsorizzati da Viva gli Animali. Se la nostra compagnia non fosse cruelty free, non ci sarebbe Viva gli Animali in chat, naturalmente. Quindi, insomma, abbiamo anche la comprova. Si dice comprova? Forse no. Però ce l'abbiamo uguale. Ce l'abbiamo ugualmente. Ce l'abbiamo ugualmente. Pom 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 pom. Angelo, facciamo un po' di nodi polsi. Arriviamo a 100 spolliciate, a 100 mi piace. Siamo in 247 in live, siamo a 74 mi piace, quindi confido che possiate spolliciare. Attenzione perché potreste pensare, se siete abituati a TikTok, che pigiare il cuoricino che c'è nella chat faccia like. In realtà dovete tipo tenere premuta un attimo la live, vi compare una schermatina e potete pigiare sul pollice in su. Potete pigiare sul pollice in su. Sono del cancro, Antonio. Sono nato il 2 luglio, quindi un cancro super lunatico, super moody. Sì. Ciao Davide, ciao Edoardo, ciao Alessio, tutto bene? Tu come stai? Come stai? Guarda, Freddy, ti faccio vedere, lo abbiamo fatto qualche tempo fa. Se guardi bene, non c'è neanche da guardare bene, vedi ancora qualche segno addirittura perché a un certo punto si è attaccato lo slime. Quindi è stato un attimo di... Ah, penso che chi era in live quella sera ha percepito un po' di panico nei miei occhi mentre capitava qui, perché inizialmente non si attaccava e quindi è bello bello. A un certo punto, raga, faccio tipo così. E vedo che si è attaccato e dico nella mia testa, perché non l'ho detto in live, nella mia testa è stato tipo un ed è rimasto un pochettino attaccato sul microfono. In realtà mi basterebbe andare a con il aspetta che devo fare un colpo di tosse con uno spazzolino, mi basterebbe passare, ormai è secco, se ne andrebbe sicuramente, che mi dimentico di farlo. E quando sono in live non è propriamente l'ideale perché è abbastanza rumoroso, ecco. Però lo faremo di nuovo con la pellicola, ma lo faremo. Adesso non ho lo slime a portata di mano, quindi non questa sera, ma lo faremo, ma lo faremo. Fatemi rimettere il paravento. Il paravento. Raga, siamo arrivati a 103 spolliciate, allora. È tempo di inaudible. Io alzo il microfono, sperando di non farlo cascare come ho fatto cascare la borraccia l'altro giorno. Andiamo a fare un po' di
fine ha fatto? Me lo sono perso, raga. In tutto ciò che è andato via. Me lo sono perso, raga. Me lo sono perso. Ciao Antonia. Ciao Alil. Guarda, Linda, l'abbiamo fatta quella live. Mi sembra su YouTube. Ora non mi ricordo di preciso il periodo. Però dovrebbe rimanere. Trigger dei cucchiai. È un po' che non lo fai. No, me lo sono perso. È un po' che non lo faccio. Allora facciamo così. I cucchiai, raga. I cucchiai. Li facciamo. Ah. 150 spolliciate. Usiamo i cucchiai.
Allora, Lady Artesia ha la sua domanda in testa. Sono pronta a sapere cosa dice il libro. Ok, allora, Lady, ricorda, mi raccomando, di porti la domanda che possa avere la risposta di tipo sì oppure no. Sì oppure no, ok? Perché altrimenti la risposta ti viene data tronca, ok? Sì oppure no. Allora, vado, Lady, vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Artesia, il libro ci dice operazioni. Sono pratici, sono più economici, ok?
Sicuramente i microfoni, quelli che hanno l'attacco XLR, può essere XLR, qualcosa del genere, sicuramente possono essere più performanti perché vai a controllare magari parametri sul mixer che devi avere, come dicevo prima a Giovanni, quindi insomma se qualcuno vuole regalarmi un mixer, un XRL, ok, non XLR, XRL, se qualcuno vuole regalarmi un Rode e un mixer, scrivetemi su Instagram, io vi do l'indirizzo, non mi tiro indietro. Puoi andare a magari controllare meglio determinate cose, no? Magari riesci in qualche modo a togliere o a eliminare un pochino magari dei frusci di fondo, a esaltare i bassi, gli alti o quant'altro. Il punto è, tra le altre cose, che cioè puoi farlo, ok, ma devi sapere quello che stai facendo. Tipo io personalmente, non facendo il tecnico del suono, non facendo nulla riguardo l'audio sostanzialmente, cioè io ho difficoltà anche a modificare, a migliorare gli audio dei miei video perché non so cosa toccare sostanzialmente, non perché il mio audio sia perfetto, lungi da me, ma proprio perché non so, cioè dico, che devo toccare per migliorare il suo, non ne ho idea, non ne ho proprio idea, non faccio questo di lavoro, quindi viene anche a dire per fortuna perché sennò impazzirei, quindi non lo so. Che è un microfono plug and play, cioè se tu guardi è tipo quello che usano veramente 99 creator su 100 per fare ASMR, oltre che anche tantissimi altri creator per fare i contenuti normalissimi. Quindi lato mio io mi trovo bene fin quando reggono, fin quando non divento miliardario, beh, magari anche un pochino prima, utilizzerò il Blue Yeti, ecco, magari nel momento in cui si rompe prenderò la versione nuova che è tutta digitale, quindi anche tipo il muto non fa questo rumore che sentite, ma dovrebbe essere più, cioè, pigi un tastino e non sentite niente voi sostanzialmente. Però ecco, io direi che è un buon microfono, personale opinione, se qualcuno ha la sua opinione la può dire. Giuro, non diventa il cattivo della situazione, prometto, prometto. Per caso avevi un coso per fare l'eco? Mi avevano mandato Giulia un mixer, anche quello USB, dove riusciva a fare una sorta di eco, ma non utilizzando il Blue Yeti. Mi avevano mandato assieme a questo mixerino anche un microfono un po' delle palle. Ecco, in quel caso avrei dato ragione a Giovanni, se facessi live con quel microfono avrei detto Giovanni. Hai ragione, questo microfono fa cagare per l'ASMR, assolutamente sì, mi trovi d'accordo, perché proprio non era un microfono adatto per l'ASMR, faceva l'eco. Con il Blue Yeti, purtroppo non avendo un mixer che fa queste cose, anche proprio comprassi un mixer, in realtà non c'è la possibilità di collegare al mixer, da quello che ho capito, il microfono USB, e quindi non riuscirei a fare l'eco in qualsiasi caso. Avevo trovato un plugin per OBS, che è il programma che utilizzo per fare le live, dove potevi mettere il riverbero, non veniva particolarmente, cioè era sì riverbero, però si sentiva che comunque era una cosa molto artificiosa, no? Cioè non era un bell'effetto, secondo me, non era un bell'effetto. Prima o poi, raga, confido, adesso scherzi a parte. Prima dicevo, quando divento milionario o quant'altro, confido sul fatto che sul medio periodo possa riuscire a procurarmi magari un Rode o comunque un altro microfono, anche un pochino meno costoso, magari del Rode, con cui poter fare, non so, e un mixer naturalmente con cui poter fare qualche effettino in più, che sia l'eco, che sia boh, qualsiasi genere di roba, anche se poi non so effettivamente dove mettere le mani. Il tridio a me non dispiace, però devo dire che secondo me è un pochino sopravvalutato, nel senso è vero che sì, lo puoi collegare con il mixer e queste cose qui, però cioè alla fine parlo di qua, se hai le cuffie l'effetto è lo stesso, quindi insomma costa un pochino tanto secondo me per quello che puoi andare a fare, per come lo andrei a utilizzare io più che altro, ecco, perché poi non avendo grandi capacità di mixing, non saprei molto cosa fare. Io personalmente lo amo il Blue Yeti come microfono, anche se non lo. Io ti dico, il Blue Yeti mi piace, ma mi avevano mandato un altro microfono, ogni tanto ve ne parlo, tipo si chiama Fairphone,
Fifine, non so come si pronunci, che costa un pochettino meno del Blue Yeti, è molto simile, se non per dire proprio uguale, al Blue Yeti, ma ha un suono di base, raga, va a limitare un pochino le interferenze di base, cioè lo senti un pochino meno, però ha un suono meno pieno, non lo so, in qualche modo hanno fatto qualche modifica probabilmente per andare a limitare le interferenze, ma sull'SMR magari va a perdere un pochino di frequenze, se vogliamo chiamarle così, non lo so, non sono esperto, quindi non, però insomma ce n'è. Non scrivo più, ma ti tengo in sottofondo per addormentarmi. Buonanotte Luca, grazie, buonanotte Lady, grazie ancora per il super. Non ho letto Lady, perdonami se la risposta che ti ha dato il libro ti soddisfaceva, o forse me lo sono perso perché c'è stato la parentesi dedicata a Giovanni. Ciao Cristian, come stai? Siamo in verticale perché YouTube ha aperto questa nuova modalità di fare le live. Se sei da telefono e non vedi la live come se fossi su TikTok, ma è la chat separata, pigia sulla mia foto profilo, dovrebbe aprirtela in modalità TikTokiana. E spinge un sacco questa modalità di live, mentre non spinge assolutamente quelle normali. Anche finite le live, raga, quelle normali non le fa più vedere, non le spinge, veramente una vergogna. E quindi, raga, ci adeguiamo alle richieste di YouTube. YouTube vuole le live verticali e noi ci verticalizziamo. Se prendi una scheda audio puoi collegare un microfono USB ad essa e usarla come mixer. Leo, ho bisogno di te. Leo, scrivimi su Instagram perché io non capisco assolutamente un H di questo. La scheda audio devo inserirla dentro al computer o può essere una roba esterna? Io al computer, il desktop, ok? Penso di avere degli slot dentro, non so come collegare la roba, però è una roba che si può fare. E usarlo come mixer, come... Non ho idea, non so proprio. Ti consiglio il bundle Focusrite con scheda audio, microfono e cuffie, prezzo non troppo. Fammi andare a vedere Amazon. Allora, Focusrite. Quello da 191 mi dici, Leo, può essere quello? Potrebbe essere questo. Questa sembra essere esterna, vedo. Però come la collego al computer poi? Boh, è quello che a me sfugge. Non so come collegarlo. Ok, Leo, dopo allora guardo, dopo guardo. Più che altro non so poi come collegare sta scheda al computer, è lì sempre quello che a me viene il dubbio. C'è da dire che la scheda in questo momento è anche un po' scontata, solo la scheda, interfaccia audio USB per chitarristi, cantanti e produttori. Però questa non ha tipo l'USB, credo. È la stessa, boh. Non vedo preso USB, devo dire. Magari c'è là dietro. Forse c'era dietro. Devo guardare. Ciao Pietro, come stai? Ecco, Pietro ha quella di Focusrite. Pietro, ti trovi bene? La colleghi con USB? Ok. E posso collegare il microfono USB alla scheda? Mi confermi, Pietro? Io sono veramente ignorante su queste cose, raga. Ma proprio tanto ignorante. Tanto. È facile da usare, Pietro? Allora ti faccio la domanda tattica, perché qui siamo a questi livelli. La consiglieresti a tua nonna? Hanno un microfono USB alla scheda che ho io, no? Ah, ecco, vedi? È quello, perché io non ho tipo il Rod o dei microfoni con l'XRL. Ho solo il mio Fido Blue Yetino. Quindi è un... Cercheremo una quadra, ragazzi. Anche se qui ti danno anche il microfono. Però poi non so se è un buon microfono. Sì, sistema schede audio con attacco USB per microfono. Ok. A parte che uno potrebbe prenderla e
poi se non ce l'ha, comunque non riesci a mandi indietro. Se no è super semplice, tu sarebbe basta attaccare al PC e registrare con Audacity. Pietro me la stai già facendo più complicata di quello che di quello che capisco. Mamma mia, troppo tecnica. Sapete che rimango col Blue Yeti, col mio bel fido Blue Yeti. E il giorno che divento ricco, pago qualcuno per farmi un sistema audio di qualche tipo. Così. Dico, senti, ho 10.000K. Giovanni, ho 10.000K. Sistemami l'audio del computer. Sistemami l'audio del computer. Ah, mannaggia. Ciao Consuelo, ciao Merluzzo, ciao Alessia, ciao Snake, cosa succede? Narraci. Ho sbagliato a scrivere, comunque volevo dire, esistono schede audio con attacco microfono USB? Sì, perché ne abbiamo guardato una volta, ma ti parlo, sarà tipo un annetto fa, perché branca, super giù, a span, e non eravamo riusciti a trovare delle situazioni accettabili, tra virgolette, insomma, che avessero senso. E quindi, cioè, la mia testa è stata tipo un ok, va bene così. Anche perché vi dirò, raga, in tutta onestà, ecco qui Pietro, domanda, cioè, cosa nel concreto, tu che comunque fai le live, fai video, la scheda audio in quale ambito ti migliora? Cioè, tipo, cosa potrei riuscire a fare in più? A parte l'eco, che potrebbe essere un plus, a parte l'eco. Perché tipo, raga, io ve lo dico, cioè veramente, andare a settare per far sì che sia migliore l'audio e tutto, no, non sono assolutamente in grado, cioè non ho questa capacità. Ho provato in passato a volte a fare delle modifiche che all'inizio dici, sì, forse così è meglio, poi lo ascolti 2 ore dopo e dici, ma che sta merda. Quindi tendenzialmente, cioè io raga sui video non faccio mai editing audio perché non sono veramente in grado di farlo, proprio zero. Tanti auguri Snake, quanti anni fai? Tanti auguri. Gianluca in realtà ancora per pochetto, per poco. Anche perché sono abbastanza piatto oggi, è stata una giornata, una full immersion, 27, allora facciamo tutti gli auguri a Snake, raga, tanti auguri a te, caro Snake, tanti auguri, quindi sei del 90. Allora aspetta, ne faccio 33, tu sei del... hai 6 anni meno di me, giusto, quindi del 98, no, 96, no, 97, no, 97, sei del 97, oh mio Dio ragazzi, io sono del 91, tu hai 6 anni meno di me, abbiamo detto, quindi siete del 97, mi confermi Snake? Comunque applausi per i tuoi 27 anni. applausi. Alla fine ha funzionato la riparazione che hai fatto al bicchiere borrato. Sì, no, grazie Snake, la matematica. Allora, sì, Lara, allora per chi se lo fosse perso, raga, il mio fantabicchiere che mi ha regalato il mio vicino di casa per Natale, bicchiere, raga, che io stra adoro. Perché veramente, raga, cioè io praticamente da quando me l'ha regalato uso solo più questo per bere, cioè lo riempio d'acqua e vado via. Cioè, a parte, vabbè, se sono in casa, se devo andare in giro, chiaramente no, perché non ha il tappo, ok. Cosa succede? Succede che, cos'era lunedì, salgo in casa, stavo tornando dall'ufficio, salgo in casa, chiudo la porta, avevo... Colpa mia, messo male il bicchiere sul appoggiato sull'iPad, cioè avendo due mani, raga, dovevo poter riuscire a chiudere la porta, quindi l'appoggio sull'iPad
inclino l'iPad, il bicchiere è fatto così, ve lo faccio vedere con questo. Ha fatto tipo così. Questo pam forse è venuto un po' forte. Giovanni ha ragione, devo controllare meglio la voce. E si è rotto, si è rotto. Allora si è tipo aperto il tappo. Ma che cos'è? Ha fatto rumore stranissimo. Comunque, si è aperto il tappo. Si è crepato qui di lato, dove adesso vedete che ho messo l'attack. Si è staccato il doppio fondo, perché dentro questo bicchiere, raga, c'è un altro bicchiere. E questo serve per tenere freddo e caldo, in base a quello che hai messo il liquido. E si è crepato anche dentro, ora non riesco a farvelo vedere, oltre che si è rotto tutto attorno al bordo. Allora, cosa abbiamo fatto con mio padre? Siccome, raga, la parte interna è a contatto con il liquido, io non mi fidavo molto a mettere l'attack, perché comunque è una roba un po' tossica, credo, insomma, non mi fidavo granché. Allora, cosa abbiamo fatto? Nella parte interna, che ora voi non vedete, immaginate di togliere il bicchiere, ok? Quindi nella parte esterna ma interna del bicchiere, visto che mio padre è odontotecnico e ha la resina che viene usata per fare le dentiere, che va in bocca, quindi insomma che è una resina che si può usare a contatto con bocca e quant'altro perché non è tossica, abbiamo sigillato la crepa che c'è internamente e sembra stia reggendo. E poi io, da bravo bimbo, con l'attack sono andato a mettere tutto l'attack qui attorno e ho reincollato il bicchiere interno con il bicchiere esterno. Per ora funziona e devo dire sono ben contento perché mi sarebbe veramente spiaciuto. Chiaramente se non fossi riuscito a sistemarla non l'avrei buttato questo bicchierozzo, perché essendo un regalo, raga, cioè a me spiace un sacco buttare i regali, cioè è proprio una roba che non, no, non riesco a concepire. E però sono contento di poter riuscire a usarla. Però dai, diciamo che se il mio vicino di casa vuole farmi un regalo per il compleanno, può regalarmene un altro colore a questo giro. Così la sostituiamo. Però per il momento funziona, quindi va bene, va bene. One Day Fear, ciao Luca, ciao Juan. Era ora che io riuscissi a beccare una live. Ho iniziato ad ascoltare i tuoi ASMR su Spotify un po' di tempo fa. Che bello! E finalmente sono riuscito a trovare una stream. Ma che bello, ma che bello. Beh, allora benvenuto. Fammi vedere se ho iniziato ad ascoltare papà. Sì, direi che sei un genere maschile. Un genere maschile, ok? Perché poi ho sempre il terrore quando non riesco a capire. Dico, boh, con che genere parlo. Ah, mi fa un sacco piacere. Allora, benvenuto, benvenuto. Ciao Anna Maria, ciao Giuseppe, ciao Vanessa, ciao Giacomo, come stai? Tutto bene? Spero di sì, spero di sì. Hai uova terminate? Se si asciuga il giardino per stamattina verso le 10 inizia ad arare il giardino per poi procedere a riseminare il prato. Ma posso dire che voglia, Giacomo, che hai? Che voglia? Io non ci avrei voglia, posso dirtelo, non ci avrei proprio voglia. Bello perché fai sempre dei lavori stupendi. Complimenti, ma non ci avrei assolutamente voglia. Non avrei proprio. Mamma mia, no, non sono. A parte che non ho molto il pollice verde. Quindi, ecco. Ciao Anna Maria. Benvenuta, 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 grazie mille. Pensa che sono 500 metri quadrati di giardino. Panico, panico. Quando mi hai mandato il video di Halloween si vedeva che era particolarmente grande. Ciao Domenico, oddio Domenico o Letizia, chi sei dei due? Comunque tutto bene, tu come stai? Spero anche tu tutto bene. Ciao Evan, o Ivan, non sappiamo, non sappiamo. Io tutto bene, comunque tu come va? Come va? Spero bene, spero bene. Ciao Federica, come stai? Benvenuto anche a Stefano, nuovo, nuovo, nuovo.
Ebbene sì, Matt, sono nella mia cameretta da letto, mentre inquadro un angolo. Se vuoi possiamo accendere il LED, anche se poi ci sono io di fronte. Beh, oddio, però dovrebbe vedersi qui sopra. Volete che accendiamo il LED, raga? Beh, devo fare un routino. Possiamo accendere il LED, se volete. Quello era solo il pezzo davanti di giardino, era quello più piccolo. Ciao Davide, molto bene Domenico Letizia, ti chiamerò Domenico Letizia perché non riesco a capire neanche dalla foto profilo, vedo che c'è una foto ma non capisco, fammi vedere se riesco ad aprirti il profilo, magari riesco a capire qualcosa di più, come faccio ad aprire il tuo profilo? Zippo, so ti dice messaggio bloccato, segnala, non rimuovi, non metti in un tema, autoaggiungi come materiale, come faccio raga? Zippo, apri immagine in un'altra scheda. Piccolissima, non capisco. Vabbè, comunque tu mi fa piacere. Evan con la E. Ok, perfetto, perfetto. Ciao Roberta, tutto bene? Tu come stai? Ciao Beatrice, benvenuta anche a Vanessa. Allora, super benvenuta. Un sacco di nuove facce, come state? Insonni che non siete altro. Ciao Foran, grazie per questa live, sempre apprezzatissima. Boom, 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 mi fa un sacco piacere. Tutto bene Davide, un po' stanco, un po' stanchino devo dire, però dai, ci sta bene, si sta bene, si sta bene. Ok, va bene, noi mi chiamo... Ok, Domenico no, perché ho iniziato con ciao Domenico, poi dico, però aspetta, potrebbe essere, per esempio, un Domenico che fa Letizia di cognome, oppure un Domenico... Che ha un profilo, per esempio, con sua sorella, con una sua amica, con una sua ragazza che si chiama Letizia. Hanno fatto il profilo assieme, allora è Domenico e Letizia. Oppure viceversa, potresti essere una Letizia che fa Domenico di cognome o tutta quella serie di faccende che abbiamo fatto per prima per il Domenico. E quindi ho detto: non presumere, Luca, non presumere, non presumere. Ok, quindi Domenico, bene, bene, bene. Ciao Angelo, tutto bene? Tu come stai? Tu come stai? E allora benvenuto anche a te, Old. Guarda, 27 anni devo dire. Sono una... Io ho 27... Cosa ho fatto a 27 anni? Allora, 6 anni fa era il 2018. Io nel 2018 avevo già avviato la mia attività, ma non avevo ancora iniziato a fare video su YouTube. Però ricordo è stato un bell'anno. Abbastanza bell'anno, sì, dai. Mi allenavo un sacco in palestra. Goditelo, goditelo, goditelo. Molto bene, Angelo, mi fa piacere, mi fa piacere. Guarda, Anna, siamo live il martedì sera su Twitch. Mi trovi come... Guarda, aspetta che ti metto i social così che compare un po' tutto. Mi trovi il martedì sera su Twitch, il mercoledì e il venerdì su YouTube. E il venerdì escono le live e ho i video su Spotify, Apple Music, Amazon Music, così insomma posso tartassarvi con l'ASMR un pochettino ovunque, però ecco questi 3 giorni abbastanza fissi, abbastanza stabili, e poi non escludo che magari ogni tanto ci sono delle live fuori programma. E non escludo che magari possano essere fatte un pochino prima, fra non troppo tempo. Questo è un segreto tra di noi, fra noi 326, uai là 327, ma porta bene fare la live un pochino più tardi allora a questo punto. Ah, pa. Non so se mi posso definire nuovo, semplicemente è arrivato ora. Effettivamente sei forse arrivato ora qui, ma non nuovo nell'universo, nel magico universo di Luca SMR. Buonanotte, Fra, buonanotte, 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 dormi bene, dormi bene. Vivo in provincia di Torino, Vanessa, in provincia di Torino. A una cinquantina di chilometri da Torino, però poi non mi va molto di andare più nello specifico.
sempre rischio stalker. Sono già stato stalkerato due volte, mi è bastato, cioè, e ho, dov'è qui? Oh, che bello, raga, 50.701, ma che bello, grazie, raga. Stasera siamo saliti un botto, circa 200 iscritti, not bad, grazie. E appunto, dicevo, già sono stato stalkerato due volte con 50.000 iscritti, figuratevi ne avessi milioni. Panico. Francesco, sì, ho la patente. Penso alla patente da... L'ho presa nel 2009, quindi 15 anni. Mamma mia. Piccola domandina. Quali altri giorni fa il live, visto che si avvicina al periodo di Pasqua? Martedì, mercoledì e venerdì, tendenzialmente. Ma in qualsiasi caso, se volete essere aggiornati anche su eventuali live, fate così, un po' a sbuffo, seguitemi su Instagram. Trovate anche il profilo nel messaggio pinnato, in evidenza, perché pubblico la storia quando sto per andare live. Magari ve lo dico anche un pochino in anticipo, no? Magari nel pomeriggio vi dico: ehi, probabilmente stasera sarò live, quindi non è che ve lo dico tipo ora per ieri, cosa sarebbe un po' inutile. Però seguitemi, che così, se vi va naturalmente, le anticipo lì. Ciao Gloria, domandina: dove posso trovare e rivedere le live di Twitch? Solamente su Twitch, non le ricarico più anche su YouTube, ho chiuso quel canale lì, quindi quelle di Twitch rimangono su Twitch e purtroppo, raga, fin quando non prenderò la partnership resteranno per due settimane, perché se non avete i requisiti, cioè, come sottoscritto, non si hanno i requisiti per chiedere la partnership con Twitch, Twitch ti memorizza la live per due settimane, dopodiché viene sbattuta fuori, mentre con la partnership credo che rimangano lì finché non le togli tu, dovrebbe essere così, credo. Ma quando avrò la partnership, se mai l'avrò, vi darò feedback in tal senso. Benvenuta Fatima, benvenuta. Tony ci scrive: Luca, innamorato dei tuoi video con i libri, li guardo a raffica. Quelli dove parlo di libri o dove uso i libri, tipo quello di Heartstopper dove ho fatto il tracing. Ma figurati, Anna Maria, figurati. Diciamo che preferisco fare lavori all'aria aperta piuttosto che stare davanti al PC o alla televisione. Che ci sta. Tutto bene, Fatima, tu? Gianlu, ma per gli abbonati c'è qualcosa? In che senso, Davide? In che senso? Esplicami. YouTube mercoledì e giovedì in live, YouTube mercoledì e venerdì, sempre verso le 23.30, triche branca. Il giovedì generalmente ero live su Twitch, ma adesso c'è Pechino Express, io sono grande fan di Pechino Express, che finisce abbastanza tardino e quindi non faccio abbastanza in tempo, e quindi per il momento il giovedì balza, ma finito Pechino Express molto probabilmente torneremo live anche il giovedì sera, però su Twitch. Grazie Fatima, gentilissima. Buonanotte Vane, buonanotte. Buonanotte anche a te, Old, ti capisco. No Francesco, in realtà, oddio, fa un po' caldo perché ho le luci puntate addosso, quindi insomma scaldano abbastanza. Non è sudore, ma ho la pelle grassa e quindi insomma, dopo un po' che sto qui con le luci puntate contro, effettivamente inizio a sberluccicare. Neanche fossi Edward di Twilight, posso fare il vampiro che non vampireggia. E sì, raga, ho la pelle grassa e così. E pensa Francesco che sto facendo una skincare che mi ha dato la dermatologa per risolvere tutta una serie di problemi che ha la mia pelle, perché robe semplici non stanno di casa. Sostanzialmente ho tipo, vabbè, l'acne, che vabbè io non ne ho. Cioè, magari voi lo vedete, ma per come l'ho combinato io quando ero più giovane, cioè adesso io praticamente posso tranquillamente dire acne, io no, anche se qualche brufoletto c'è, però veramente ero messo che ne avevo molto molto di più quando ero più giovane, quindi già così per me va benissimo. Comunque soffro di acne, soffro di dermatite sul volto, quindi sono spesso e volentieri arrossato, e penso che adesso magari con il colore di queste luci non si nota troppo, ma si vede spesso che sono abbastanza, forse se tolgo gli occhiali si vede, che ho tipo
faccio tipo il panda, qui così ho questi cerchi più chiari di pelle, e in più soffro anche di rosacea che aumenta il rossore, quindi insomma una combo, e sto seguendo tutta una, vogliamo definirla terapia barra skincare, che dovrebbe aiutarmi a migliorare tutte queste cose. Insomma, non si può risolvere perché sono cose tra virgolette croniche, insomma non si guariscono ma si possono migliorare e vanno già ad aiutare, dovrebbero andare ad aiutare cioè a limitare come possiamo dire, la grassezza della pelle, raga. Non sono assolutamente esperto di questa terminologia. A normalizzare, diciamo così, la pelle. Quindi figurati, se non facessi tutte ste robe, probabilmente ora sarei, non lo so, hai presente se avessi messo la faccia in un'insalatiera? Una roba del genere, probabilmente. A quel livello lì. La colla la facciamo venerdì, dai. In realtà ce l'ho qui, ma fra pochissimo vado perché sono abbastanza piatto, quindi non mi metterei più, non avermene Fedrix, non mi metterei più a tirare fuori la pellicola e mi addormenterei prima, perdonami. Grazie Lorenzo, super gentile. Ciao, insieme di caratteri che potrebbero essere tipo caratteri. Non capisco se potrebbero essere tipo dei caratteri cinesi barra giapponesi. Mi dà l'idea di leggere tipo Lisbone. Ma non so perché ho questa sensazione. Potrebbe essere più che altro forse Lisbona che Lisbone. Ti chiamerò Lisbona. Se poi ne c'è scritto qualcos'altro fammi sapere, che così mi adeguo. Ciao Jasmine, come va? Come va? Luca comunque 9 anni, sto dalle 7:10 ora. Francesco vai a letto. Francesco? A letto? A letto? Come c'è su TikTok, non mi ricordo mai come si chiamano, raga. Quello che ma vai a dormire! Avete presente? E Lisbona X. Allora vedete che c'ero vicino. C'ero vicino. Ho il tuo stesso problema alla pelle, tutti i dottori mi dicono che sono un soggetto allergico. Ho il tuo stesso problema nella pelle per il grasso e la dermatite, ma letteralmente gonfio, arrostisco. E che devo dire sul gonfiore? Per fortuna no. Aspetta che devo fare un colpo di tosse. Sul gonfiore per fortuna no. Però è un po' una rottura di scatole. E io ti dico, ho provato tante robe che non hanno mai portato grandi risultati. Ora devo dirti in tutta onestà, con questa terapia che sto seguendo, non dico di aver risolto i miei problemi, nel frattempo sono di nuovo fuori fuoco, non dico di aver risolto i miei problemi, però un po' di miglioramento devo dire, non lo so, l'ho visto. Se vuoi, io te la butto lì, poi magari ecco, ne parli con un dermatologo, perché poi dipende da caso a caso, però se mi scrivi su Instagram e magari dimmi e ti scrivo per la skincare, perché io poi ho la memoria di un pesciolino rosso. Ti dico i prodotti che sto usando, che alcuni sono anche, cioè non hai necessità di prescrizione. Magari possono esserti di aiuto, magari li hai già provati e mi dici no Luca, guarda, Nisma, però magari se ti può essere di aiuto, ecco, ti faccio vedere quello che mi hanno dato. Ecco. Ciao Noemi. Hai animali in casa? Non più. Avevo dei gatti, purtroppo non li ho più. Non li ho più. Buonanotte, Giacomo. Buonanotte. Boom, 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 boom. Buonanotte. Grazie mille, Jack. Ma in realtà tanto andremo fra poco a dormire anche noi, perché qui inizia a farsi stanchità, stanchità. Bene, Ale. Ciao, come stai? Io non andrò a dormire perché, boh, mi scoccio. Barbershop ASMR, sono i tuoi ASMR che ascolto più spesso. Guarda, ho una storia triste da raccontarti a riguardo. Lunedì, non il 25, quella settimana prima, mi dico, era mattina, avevo mezz'oretta, 40 minuti e mi sono detto, ma sai che quasi quasi registro il video ASMR parrucchiere per questa sera. Ho
lo registro al volo, lo monto al volo, lo pubblico al volo. Questa sera abbiamo un bel video. E io tipo, vai così, Luca, registralo. Quindi lo registro di giorno, follia. Avevo registrato un video di recente, di giorno non c'erano troppi rumori, e quindi avevo detto, proviamoci. Raga, il video secondo me era venuto veramente bello. C'era un buon ritmo, battutine, era molto carino, quindi io tutto bello fiero. Dico che adesso vado a montarlo. Vado a montarlo. Veramente, cioè, un rumore pazzesco. Quindi mi dico, vabbè, fuck, questo video non lo monto, non mi metto neanche a montarlo perché è impubblicabile. Lo riregistrerò questa sera. Quindi la sera, raga, quando era più tardi, non c'erano proprio macchine, mi metto a registrarlo per la seconda volta. No, il rumore era ok, ma non mi piaceva proprio come era il risultato, cioè era proprio. E allora, raga, mi sono detto va bene. Non era destino che registrassi questa settimana questo video. Arriverà quanto prima. Come fai a tenere sempre la voce così bassa? Io ci provo sempre in classe per copiare durante le verifiche, ma mi viene da urlare. Ottima domanda. Ottima domanda, Noemi. Non lo so, non lo so. Sai cosa, forse? Che avendo io qui, non so se si, beh, da così non so se si nota, forse non più di tanto, ma ho le cuffie. E mi sento in cuffia, perché le cuffie sono collegate a questo per sentire quello che faccio, che dico. E quindi se parlassi a voce alta, anche quando magari parlo in soft spoken, che questo mix tra bisbiglio e voce piena mi dà fastidio. E quindi mi viene in qualche modo normale parlare più basso. Puoi provare a portarti un microfono in classe, metterti le cuffie e magari riesci a parlare più basso perché gli dà fastidio sentirti troppo alta, per esempio. Può essere un'idea. Buonanotte Lara, buonanotte, ciao Pietro. E ti sei perso sostanzialmente 2 ore di live, 2 ore di live, più o meno, più o meno. Ciao Irene, come stai? Spero bene, spero bene. No, il non posso dire niente, ma ci sono delle novità, mi uccide. Delle belle novità, raga, delle belle novità, delle belle novità. Intanto sto facendo uno spuntino, che è sempre cosa buona e giusta. Ciao Fox, come va? Come va? E quindi, raga, mi sta venendo freddo tra le altre cose, non ho neanche la maglia a portata di mano. Vabbè, vabbè, vabbè. Io appena finito di mangiare la colomba, buona, 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 buona. Ah, guarda, facciamo un po' di spugnata, devo tossire. Ok, un po' di spugnetta e poi vado verso il letto, raga, ve lo dico, perché se no voi mi rapite, mi rapite, mi rapite. Ordinare Glovo a quest'ora è legale? Ma sapete che io dove vivo non c'è Glovo, non ci sono questi servizi, quindi assolutamente non ho idea di come funziona Glovo. È una roba che mi è un po' oscura, perché tipo, io quando abitavo a Torino, raga, e volevo ordinare, che ne so, la pizza, no? Andavo su Just Eat, ordinavo la pizza nella pizzeria che mi interessava e me la portava alla pizzeria direttamente, no? Cioè, quindi funziona tipo per chi, magari per quelle attività che non hanno i fattorini, basta il Glovo a prenderle. Come funziona? Guarda, Anna, qui da me, allora considera, io ho la casa proprio sopra la statale, sostanzialmente, su una strada statale, anche abbastanza trafficata, in corrispondenza di un incrocio, con un kebabaro davanti. Il kebabaro ha anche 2 bambini abbastanza piccoli, che nonostante sono abbastanza piccoli, spesso e volentieri, spesso in specie in estate, sono fuori a fare cagnara. E quindi per me è veramente in estate è un parto registrare i video perché fa caldo e quindi devo tenere le finestre aperte per registrare, perché poi con le luci, una moria. Se apro le finestre, ci sono le macchine e ci sono i figli del vicino, oltre i clienti del vicino. Un incubo, un incubo, un incubo. POV,
messaggi consegnato al giorno stesso dell'ordine e ordini alle 23:59. Spoiler, il tuo ordine è andato perso. Comunque riscrivo che rimoldigno, che youtuber dove suo padre. Ah, scusami, perdonami, ho visto prima il rimoldigno, ma pensavo. Non, io onestamente il nome non me lo ricordavo. Pensavo che quando hai detto vai a letto rimoldigno o qualcosa del genere, pensavo ti stessi riferendo a Francesco che aveva appena scritto che ha 9 anni ed era ancora sveglio. Non ho associato le due cose. Non ho associato le due. Questo per farvi capire il mio livello anche di conoscenza del mondo dei content creator. Lui, proprio lui, proprio lui. Thomas, ciao, grazie mille. Ciao amico, è da tantissimo che non passo. Ma non è vero. Sei passato, forse sei passato su Twitch. Non è da tanto che ci siamo parlati. 7 mesi, non mi sembra sia da tanto. Tutto bene comunque, dai. Tutto bene, tutto bene. Tu come stai? Quando vieni in Puglia ti ospito a cena nel mio locale. Sai che non sono mai stato in Puglia. Mai stato in Puglia. Ho un amico che vive in Puglia. Cioè che, no, che non vive, non sta vivendo in Puglia. È della Puglia, sta studiando a Torino. E, di che zona? Di che zona sei? Chi lo sa, magari se un giorno dovessi andare a trovarlo in Puglia faccio un suona malissimo dire un Puglia tour perché suona molto altro, suona molto altro, chi lo sa, chi lo sa. È possibile, amico, è possibile. Ora vado, Luca, è stato bello anche se sono stati solo 30 minuti. Spero di trovarmi una tua live una volta ogni tanto. Buona continuazione, grazie mille, One. Ma in realtà è arrivato il momento anche per noi di andare a fare la nanna. Anche perché in genere faccio un'oretta e mezza, raga. Oggi sono stanco, vi ho dedicato ben 2 ore e 10. Ben 2 ore e 10. Ben 2 ore e 10. E quindi vado verso il lettino. Verso il lettino. Verso il lettino. Vieni a Castellaneta Marina o Massafra o alcune hamburgerie. Sai che non conosco proprio. Non conosco proprio. Io ho una vaga conoscenza delle regioni dove non sono stato. Quindi molte regioni. Tante regioni. Googlerò, googlerò. Allora, miei carissimi, io vi ringrazio per essere stati qui con me questa sera fino a quest'ora. Mamma mia, cioè siete più pazzi di me, posso dire, siete più pazzi di me. Vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, iscrivetevi. E mi trovate anche su YouTube, beh, siamo già su YouTube, Luca. Mi trovate anche su Instagram, Twitch, TikTok e piattaforme di musica in streaming. Mi trovate cercando Luca SMR o Luchino ASMR, Luchino SMR su Instagram e su TikTok perché mi hanno già rubato il nome utente, mannaggia. Per il resto Luca SMR mi trovate. Allora, ci vediamo in live nuovamente venerdì alle 23:30, su per giù, minuto più, minuto meno. Seguitemi su Instagram per sapere più o meno se anticipo o se ritardo. Io vi auguro una super buonanotte, vi auguro un buon giovedì, rilassante, si spera, e ci vediamo venerdì. Sogni triggerosi a tutti.